Ciao fratello Giuseppe, Angela, Dora e a tutti voi. Io sono Giuseppina dalla Germania e vi volevo raccontare un po' come la mia testimonianza e quello che ho passato e come ho trovato Gesù. E allora io sentivo sempre che Gesù era con me, gli angeli, però c'era qualcosa che ancora mi mancava, non ero proprio così come sono adesso. L'anno scorso conoscevo anche via Facebook un sacerdote in Italia con cui facevamo di sera online pure il rosario, preghiere, tutto questo. Non lo so, c'era però sempre qualcosa che mi mancava. Poi io sempre cercando su Facebook, su YouTube, Google, ho trovato, grazie a Dio, voi, che ho imparato tantissimo. E un giorno così ero messa fuori, era il giorno di maggio, pregavo e parlavo con Gesù, parlavo con lui e in un tratto mi ho sentita come un calore che mi entrava dalla testa nel corpo, un calore, una serenità, una gioia, una pace, non lo so, non lo posso descrivere. Penso che in quel momento Gesù mi ha riempita del suo Spirito Santo, perché prima di questo anch'io, come era insegnata da cattolica, pregavo alla Madonna, ai santi, però quando è successo questo mi sono voltata, qualcosa mi diceva apri il cellulare, vai su Facebook, e aprendo Facebook subito mi è affacciata un'immagine di questo sacerdote che conoscevo e stavano per festeggiare l'Assunzione di Maria, ma a me mi è presa qualcosa di dentro. Dovevo scrivere a questo sacerdote nelle commenti e incominciato a scrivere perché si imparano queste cose, perché deludiamo le persone, perché non si dice la verità come è scritta veramente nella parola di Dio. E lui poi mi risponde tante cose, dice: "E allora perché tu non credi alla Madonna? Io non posso chiamarla Madonnina mia", oppure tante altre cose. E io ci rispondevo senza che conoscevo ancora la Bibbia, senza che conoscevo tutti questi passi. E lui così non ha risposto più. Non ho più avuto una risposta da parte sua. Ma da quel giorno in poi per me non esisteva più né Madonne né santi, soltanto Gesù. E voglio dire che la mia vita non è stata facile, però con Gesù dentro di me tutto mi sembrava così facile. E niente che mi poteva turbare, niente che mi poteva fare ammalare. E poi di più che cercavo, poi ho aperto sempre di più la Bibbia, volevo leggere, volevo sapere. Ho ascoltato tanti messaggi da parte vostra, a voi ascolto ogni giorno tutte le registrazioni, provo pure di sabato e domenica di ascoltarvi dal vivo. Vi ho scritto anche tante volte, pure per preghiere. Ma io ho una serenità dentro di me che non la posso descrivere. Io ho pregato tantissimo a Gesù che si convertisse anche la mia famiglia, i miei figli, mio marito. Lui sì è credente, però non come me. Lui ancora c'ha tanta rabbia dentro di sé, rancore. E io questo l'ho perso. Io ho chiesto a Gesù di perdonarmi e io mi ho perdonato me stessa e ho perdonato a tutti quelli che mi hanno fatto del male.
Io non sento più odio al confronto di qualcuno. Niente, non posso odiare. Anzi, li benedico. Prego a Gesù per loro. E, non so, la mia vita è cambiata totalmente. E, quando poi volevo chiedere a Gesù che lui ha promesso che ci dava i doni, io lo chiedevo specialmente la saggezza e la guarigione, ma la carità e la umiltà, ma non soltanto per me, per la mia famiglia, per tutti, tutti i credenti. E così un giorno io sono andata da mio padre ha avuto l'anno scorso un ictus cerebrale, è stata la terza volta, adesso è in letto. E non poteva più nemmeno parlare questa volta. E allora io un giorno sono andato da lui soffre anche di demenza, e ci ho detto: papà, ma tu credi a Gesù? E lui mi faceva con la testa sì. Ci ho detto: guarda, ora preghiamo a Gesù che ti ridà la voce, che magari puoi chiamare la mamma. Ho pregato per lui e con lui. E poi tutto un tratto ci ha detto: guarda, adesso cantiamo una canzone e tu canti con me. E da quel momento mio padre ha avuto di nuovo la voce. Adesso chiama sempre mia mamma, lei mi dice: ma che cosa hai fatto? Non mi lascia più in pace. Ha detto: mamma, ma è più bello così che non quando non dice niente, no? Vedi che papà ancora c'ha il Signore dentro di sé e ti chiama. Grazie per tutto quello che fate, perché voi mi avete aperto gli occhi e io che non sono stufa di sentire, io ho fame di sapere, di parlare, di evangelizzare, perché dovunque vado, alla mattina mi alzo e ho Gesù nella mente, nella notte mi sveglio e ho Gesù nella mente, quando c'è qualcosa che non va o ho dolori. Schiaccio il demonio nel nome di Gesù Cristo e tutto si rimette a posto. Vado al lavoro nella macchina e ho sempre la parola in bocca. Medito, prego, parlo con Gesù. E mio marito mi dice: ma tu sei posseduta? Sì, sono posseduta di Gesù Cristo. E gloria al Signore che è così. Grazie, grazie tantissimo per tutto quello che fate. Grazie fratello Giuseppe. Io vi saluto con un caloroso abbraccio, vi voglio tutti bene e che Dio vi benedica a tutti. Ciao, vostra sorella.